A tutti Daniel e da Marilyn, benvenuti nel Marilyn Club, dove parliamo di calcio in generale, anche se un po' più spesso parlo di Roma, dove parliamo di pronostici nella maniera, spero che io riesca a farlo, nella maniera più obiettiva possibile. Ciao, sono perfetto. Allora, che succede? Praticamente, ragazzi, sono contentissimo per il pronostico che abbiamo preso ieri: 2 del Napoli, 2 della Roma e come terza l'1 dell'Udinese. Gran partita, tripletta di Beto, bella, bella, bella. Bel giocatorino, ogni tanto riesce fuori, se va in letargo per un po', poi si sveglia tutto un botto. E abbiamo sbagliato, però, ragazzi, ahimè. Ho fatto una cazzata, abbiamo sbagliato il pronostico, la tripla secca di sabato. Perché arrivo qui? Lasciamo perdere le vittorie, parliamo delle sconfitte. Perché arrivo a parlare di questo pronostico? Perché praticamente ho messo il 2 al Sassuolo, essendo di fede giallorossa. Qualcuno ha detto, però tu Adria sei da Roma, hai messo il 2 al Sassuolo perché speri che la Lazio perde. No, perché nel video l'ho specificato, io non sono anti-Lazio, ok? Non so come i tifosi quelli, ma poi i laziali... No, rispetto assoluto. Pensate che se voi... mio padre è laziale, lo so che devo fare, e io sono romanista, ma non so quello che si vede in derby. Ragazzi, ho avuto attività dove mettevo laziali e romanisti insieme a vedere partite, ho avuto i tempi di Telepiù e Stream, stiamo a parlare di 20 anni fa, quindi il discorso è... non sono quel tipo di persona. Ho spiegato perché metto il 2 al Sassuolo, perché quella partita per me l'unico risultato da eliminare era il pareggio, o una o l'altra avrebbe vinto. Era una mia visione della cosa, non è legge e né Bibbia. E siccome vedevo ho visto che la quota del Sassuolo era ottima, e vedevo anche, pensavo, cioè anche oggi lo penso, che il Sassuolo può battere tranquillamente la Lazio, siccome una partita prevedevo, come è stato, che sarebbe stata una partita aperta e piena di sorprese, perché il Sassuolo non può battere la Lazio? Sapete, ragazzi, dopo un derby perso, ritirarsi su è importante, e la Lazio c'è riuscita. Complimenti, lo dico, perché noi di derby ne abbiamo persi, specialmente uno, e quindi perché non ci può stare che il Sassuolo avrebbe vinto a Roma contro la Lazio, vista anche l'ottima quota del 2 del Sassuolo. E chiudo qui il discorso, spero di essere stato chiaro. Adesso facciamo comunque sia bravo Gneo per la tripla secca di ieri. Ragazzi, io non metto doppia, ritorno un attimo al Sassuolo, io non gioco 1-2, 1-X, doppia chance, under, over. Ho deciso da alcune settimane di prendere questo formato, come facevo ai vecchi tempi quando giocavo, insomma, che giocavo, andavo proprio in sala. Adesso online si fa tutto, che è 1-X-2. Guardate, chi mi conosce lo può confermare, io ho sempre odiato doppie chance, under, gol, no gol, segna al primo tempo, quanti corner si segnano durante il primo, quanti corner ci sono durante il primo tempo, quante punizioni è. A me piaceva fare risultati esatti 1x o 2, dividendo sempre massimo 3 squadre, perché ci vuole culo per vincere nel gioco. Allora aiutiamolo il culo a piace a venisce incontro, no, che se giochiamo 10 squadre, aiutiamo il culo a venisce incontro. Dopodiché chiudiamo qua il discorso, parliamo un attimo del campionato. Allora, il punto sul a parte il punto non si può fare, perché c'è sta ancora Milan, Bologna e Verona, Genova, anzi Bologna. Ho visto il video di Sinisa che comunica con i giocatori, grande uomo, ancora tanti auguri Sinisa, e gran persona, una persona, un giocatore, una persona con le palle quadrate. Perché non voglio parlare di classifica via dicendo, tanto ne è pieno il web, i giornali, le televisioni, non ce ne frega un cazzo. E perché ho detto voglio parlare del campionato? Perché quello che è successo ieri mi ha fatto riflettere, quindi voglio condividere questo sfogo con voi, o pensiero, chiamatelo come vi pare.
Noi ieri una partita importantissima, penso la più importante d'Italia, no? Inter-Milan, il famoso derby d'Italia, altrimenti non veniva così nominato, ci ha fatto fare due coglioni come porta romana. E nel post partita le televisioni, per tenere le persone attaccate allo schermo, si sono attaccate al discorso rigore no, rigore sì, doveva essere ritirato sì, doveva essere ritirato no, rigore alla Juve c'era, non c'era. I torti arbitrali, ragazzi, ne è pieno ogni campionato, ma durano due minuti di un'intera partita. La possono condizionare? Sì. C'hai 5 anni? No. Sei strapagato? Sei straallenato? Sei straprivilegiato? E quindi non stra rompi i coglioni. Quando entri in campo, giochi e mi fai divertire. A me consumatore, perché io pago un servizio, un abbonamento, che sia la televisione, che sia lo stadio, tutti sono tifosi, abbonamenti per la trasferta e quanto costa andare in trasferta, abbonamenti per andare in casa appunto, per vedere le partite appunto in televisione e via dicendo, vado a comprare gadget, merchandising, compro il giacchetto da Roma, la tuta da Roma, a mio nipote, a mio figlio, o me la compro per me. Noi alimentiamo un mercato che dovrebbe renderci un intrattenimento, cosa che non c'è, perché come vengono sfiorati sti giocatorucci e che giocatori ieri si sono scontrati in campo, o fuori area o in area, appena vengono toccati sembra che gli hanno dato una pistolettata, morono e con lo sguardo cercano l'arbitro o per il rigore o per un cartellino giallo o rosso che sia. Queste sono le partite del campionato italiano e questo dobbiamo aspettarci dal campionato italiano. Partite del cazzo, partite che non ci regalano niente, non ci regalano emozioni. Poi non si potremmo lamentare se l'Italia viene sconfitta dalla Macedonia, non potremmo dare colpa a Immobile se non segna. Non gli si può dare colpa a Immobile, perché non possiamo negare che quel giocatore sia un ottimo giocatore, anzi è un gran giocatore, te lo dimostra quei gol che fa, alti e bassi ce l'hanno tutti. Però poi, quando in mezzo al campo ci stanno squadre o giocatori che pensano solamente a farsi i video su Instagram, i post su do cazzo ci pare, insomma, o vabbè, sui social, mo ho detto Instagram, non me ne voglia qualcuno, e invece che scende in campo e metterci la faccia e le palle, eccolo dove siamo arrivati. Eccolo, questo è il campionato italiano. Tu ieri, Inter-Juve, non può essere una partita come quella che ho visto ieri. No, non lo accetto. Perché c'è sta Dzeko, Lautaro Martinez, Vlahovic, Morata, Dybala. E non dico il resto. Poi, se Rabiot, il francese, va in televisione e dice noi giochiamo 11 contro 12, non mo nei commenti, a Juve. E l'Inter, non me ne frega un cazzo del passato, parlo di quello che ho visto ieri e mi fa pensare al campionato che stiamo vivendo. Rabiot, quell'uscita che ha fatto ieri, te la puoi risparmiare, perché sei un cretino, te lo dico proprio così, sei proprio un cretino, perché ci hai avuto 90 minuti, hai perso 1-0, no 4-0, ok? Hai perso 1-0 e in campo abbiamo visto una partita del cazzo, una partita bruttissima. Cosa che tra Inter e Juve non può accadere, come non può accadere tra Inter e Milan, come non può accadere lo 0-0 tra Inter e Milan, o meglio, possono accadere questi risultati, ma deve esserci competizione in campo, deve esserci gioco. A me mi sembra che qua piangono tutti, sempre a piangere, come vengono toccati, burubù, per terra. Oddio, oh regà, ma che cazzo si stiamo a vedere noi ultimamente? Ecco perché l'Italia sta fuori dai mondiali, perché il calcio nostro è diventato ridicolo, abbiamo un calcio ridicolo, purtroppo è così.